Quante tipe ha Valerio? Una sta là. Sta lì? Sì. Ciao. Bella a tutti ragazzuoli, qui se oggi siamo con un nuovo vlog. E ragazzuoli, in realtà io ho già registrato le clip del vlog e però non ho mai fatto un intro, non ho mai fatto un outro, ho registrato un po' di cose. E quindi niente, adesso piano piano vi dirò quello che ho fatto nelle ultime due giornate. Allora, come già avrete ben visto sul mio Instagram, sul mio TikTok, qui su YouTube, mi sono montato una jacuzzi in casa. E la prima persona che l'ha provata, oltre me e Rosalba, è stato Valerio. Infatti l'altro giorno Valerio è venuto qui in casa e ci siamo fatti un bagno tranquillo. Cioè bagno tranquillo, siamo stati tipo 4 ore lì dentro. Ci siamo tipo trasformati in sirene praticamente. E tra le 4 ore di relax in jacuzzi abbiamo deciso di registrare un video ai Mai. Quindi niente ragazzuoli, adesso vi lascerò all'ai Mai. Perché te ne vai? Perché va? Devi pagarmi se vuoi nei tuoi video. Sei te che devi pagare me per la promo di questi video. Comunque ragazzuoli, oggi siamo tornati con un nuovo video. Mi hai fatto malissimo, fa veramente male questa cosa, fa veramente male. Visto che c'è Valerio, lui è famosissimo per cosa? Per fidanzarmi una volta a settimana. A parte questo, perché lui è il king degli amai. Quando, vi ricordate che tipo... Quando Valerio faceva video su YouTube. Sì, faceva tipo dei video su YouTube. Lui faceva un video a settimana che era un amai e quindi... Facevo tutti il milione, però. Appunto, vediamo se questo video arriverà a se questo video arriverà a 1 milione di views sul tuo canale fare un video amai. Ok. Va bene. Te lo monto io il video. Ok, va bene, okay. Quindi ragazzi, niente, oggi stiamo con un amai con un ospite d'onore che è una ragazza che sta qui con noi. Perché ride? C'è una ragazza qui con noi ed è Rosalba. Ti ho messo tipo basta con i capelli che mi cadono e vai in piscina per favore. Ci stanno per cadere i capelli. Ma che è lo stress. Ti ho messo 45 minuti per trovare delle domande carine perché abbiamo fatto una storia dicendo fateci domande sgravate. E ora ve le leggerò. Allora vi dico le domande che sono arrivate, bellissime. Hai mai fatto uno slime? Ti sei mai cagato in mano? Hai superato il 1 milione di follower su tutti i social? Hai mai ha. Ma mi si vede il pacco palesemente, non so che fare. Pure me, allora tiriamoci qua. Mettiamoci così, guarda. Iniziamo con la prima domanda. Hai mai fatto un tatuaggio da solo? Io no, perché non ho tatuaggi. Te hai mai fatto un tatuaggio da solo? No. Tutti quelli che ho. Ok. Era un fucking care, non me ne fotte in c***o. 2, 3, 4 che sono un'ancora. Via Tortona 74 che è la via della mia vecchia casa. E una faccina felice che l'ho fatta quando stavo provando a farmi un tatuaggio. Mi sono fatto un puntino e devo rimediare. E poi la croce. Hai mai vomitato in pubblico? Sì. Tipo 3 giorni fa. Io sì, però non sembra, cioè può sembrare strano, però ho mangiato una cosa a cena, mi sono sentito malissimo, poi stavo in metro e ho vomitato in metro. Ti sei fatto 20 shot e poi... No, ve lo giuro, ho vomitato in metro, quella volta ho vomitato tipo... Hai mai fatto una cosa a gruppo? Quando facevo l'animatore facevo i balli di gruppo? No. Vabbè, io sì. Balli di gruppo? Hai mai fatto un video hard? No. Edito questo brufolo gigante, ti prego. Non lo farò mai, ci vuole troppo. Vedi, questo è un video hard da fare perché frame è difficile. Frame per frame, ti prego. No, non lo farò mai. Comunque no. Io no. Non ancora. Amore. Non è tanto che hai detto? Ho detto amore. A chi? Angel. Amore King. Non è tanto sgravata, però hai mai baciato una fan? Rosalba è una mia fan. Io ho baciato svariate fan. Svariate. È vero. Ma volontariamente? No, per finta. Ti sei mai dichiarato di una ragazza per sbaglio solo perché eri ubriaco? Aspetta, dichiarato che vuol dire? Ti amo? Ti amo, sei no, la mia vita. Ross si è dichiarata così a me. Da ubriaca. Da ubriaca, che in discoteca. Ubriacona. Ubriacona. Perché lei è una trapper adesso. Quindi devo dire questo per il contratto. Non so neanche che della tua assistenza. Ubriacona. sì, Ross, ci siamo conosciuti così perché lei era ubriaca e ha fatto dai, oh, ti amo. Non ci crede, per favore. È vero, eri ubriaca e ha fatto ti amo, ti ricordi? Sì. Hai mai pisciato nella jacuzzi di Sespo? No, perché Ross non vuole. Però mi scappa la pipì in questo momento, se devo dire. Ma non la sto facendo solo per rispetto di Ross. Posso pisciare? No. Ti spogli la canzone di Valerio? Quando è che annunci proprio ufficialmente esce la canzone? Penso l'8. Dovrebbe già essere uscito, male che va a censura. Ok. Male che vado io lo spoiler, dai. Ok. Vai, cantaci un pezzo. No, col c***o. Dai, ma spoileri qualcosa. No. Se non è uscita poi... Almeno il ritmo. No. Non vi spoiler la canzone, Vale. Hai mai rubato qualcosa in un hotel? Sì. Io sempre. Io allora vi dico che partendo dalle saponette arrivando alla carta igienica. Vi ricordate tipo il primo Airbnb che avevamo rubato? Delle sì, le piantine. No, un quadro. Le piantine. Un quadro, ho rubato un quadro. Io e Monte abbiamo rubato il Buddha d'oro quando allora, siamo andati. Sì, sì, ma ti ricordi che il quadro, perché Monte c'è sta fissa di andare e rubare i quadri con gli amici di Roma? Sì. No, non mi ricordo, io mi ricordo. Non ti ricordi? Io sì. E avevamo messo nei un quadro pub, nei pub. Nei pub, vaffanculo.
una volta stavo a Roma da Valerio, all'improvviso la mia borsa pesava tantissimo. Cioè io non lo sapevo. Comunque il Fabio ti stava un fatti bel vedere, po'. No? No. Il Fabio ti stava un bel po' da casa sua, tipo un chilometro, non so, a piedi. Oh! Tantissimo per Roma un chilometro. Tanto. Vabbè, comunque ho fatto tutto un chilometro con questa borsa pesantissima. Arrivo a casa e vedo che mi ha messo nella borsa un coso di ferro gigantesco. No, due. Due portatovaglioli di metallo. Due portatovaglioli di metallo, però pesantissimi. Non, cioè, tipo. Non se n'era accorta. Vabbè, come quella volta che ho preso una maglietta in mano, l'ho data a Giulia Pagliente e ho fatto: andiamo. Lei spensierata esce fuori, faccio grazie e non ho pagato la maglietta. Spensierata. Giulia Paglianiti è una ladra. No, serio. Io ho fatto tiro. Qua a Milano. Ho cominciato a parlare. Sì. Ok, comunque. Sì, tutti. Pure te. Non far finta di niente. Cosa? Non sei una santa. Ti ubriachi e rubi le cose ai pub. Andiamo avanti. Hai mai fatto una serata in un nightclub? No. Hai mai provato una droga pesante? No. In realtà, raga, devo dirvi un segreto. La mia droga sei te. Che stai bevendo? Stai bevendo l'acqua della Jacuzzi? Ma sì. Il cloro. Va bene. Hai mai fatto la pipì addosso a una persona? Sì. Serio, sì. King, che vuoi? Siamo buttati a King. Ok, King in piscina. No. Per favore. Dai. Solo così, voglio solo che faccia così. Con le zampine. Guarda come. Vai? No. Lascialo pure. No, ti avviso, dai. Ha paurissima. Quando giocavo a calcio, ci prendevano sempre a fine primo tempo e a fine partita, soprattutto d'inverno, il tè caldo. Io odio il tè caldo. Non lo prendo mai. Una volta. Ci hanno pisciato dentro. No. Mi hanno dato a me sto tè caldo. Io l'ho preso. Stavo in doccia, l'ho svuotato, ci ho pisciato dentro e dato a un mio amico. Rimaniamo sempre il tema pipì, che ormai è un tema classico degli amai. Hai mai pisciato in un vaso di fiori non tuo? Milioni di volte. Allora, dovete sapere che io ho un problema di vescica, che ogni volta che esco devo fare la pipì. L'altra volta che siamo andati in Gardaland. No, è vero, non è un problema di vescica, però ogni volta che esco di casa io devo fare la pipì. Non puoi pisciare prima di uscire? No, perché non mi scappa. Quando esco a Gardaland siamo partiti, dopo mezz'ora io mi stavo facendo la pipì sotto. Ah, è vero. È vero, cioè, molte volte succede che tipo esco e nel garage mi scappa la pipì. Che pisci nel garage. Ok, questa è l'ultima. Quante tipe ha Valerio? Non ne avrei mai, non posso rispondere. In quanto avvocato di Valerio. Grazie, mia cara. Non posso rispondere perché non ne avrei mai. Avvocato, e dov'è la laurea? No, è il mio avvocato, un avvocato può anche non avere una laurea. Non risponderò anche non in presenza del mio avvocato. Esatto, che sono io. Quindi vabbè, niente, ragazzoli. Vabbè, quindi quanto ragazzo ho, bro? Una, e sono io. Una sta là. Sta lì? Sì. Ciao. 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 Ciao amore. Dai, poverino. Quindi, te dicendo il dai poverino vuol dire c'è veramente una persona lì. Oh mio Dio. Io sono pazza, vedo le persone. Non saprete mai se c'è davvero qualcuno o no. Ok, eccoci qui. Hai mai finito? Non so, prima di continuare questo video, voglio dire, chi è arrivato fino a questa parte del video, commentate con hashtag Valespo Forever. Vediamo, tutti voi siete arrivati fino a questa parte del video, lasciate like e commentate così. E ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina, che quello è sempre importante. Comunque, a parte questo, qualche giorno fa, per sbaglio, in un mio video ha dato il numero di Gabriele Vagnato. Oh, mi ha attaccato. Cioè, dai, raga, avete visto una clip? Non è che ho fatto apposta. Per sbaglio non ho censurato una parte del suo numero di telefono e gli avete scritto in 50 milioni di persone. L'avete veramente bombardato. Adesso ha cambiato numero. E anzi, mi è venuta un'idea. Adesso in questo video vi darò il nuovo numero di Vagnato. Ogni volta che cambia numero io lo darò a voi. No, vabbè, dai, a parte scherzi, se no mi ammazza. La cosa bella è che quel pomeriggio io sono andato a registrare un video per il suo canale. Quindi ci siamo visti quel pomeriggio ed ecco la reazione a quando mi ha visto per la prima volta dopo che io ho dato il suo numero. Oh, perché non mi hai risposto su WhatsApp? Come stai? Non mi hai risposto su WhatsApp, perché? Ho un buco sto pallone. No, dai, mi rispondi su WhatsApp. Non ho più un numero di telefono. E adesso? Ma è in privato. Dai, adesso ne parliamo. Uso quello con le rotelle. Ne parliamo dopo, ok? Adesso dobbiamo registrare. Dai. 20 minutes later. Allora racconto dopo. No, racconto adesso, prima di registrare, dopo che abbiamo finito. Vai, no, racconto adesso, vai, voglio saperlo. Stavo registrando. A un certo punto mi arriva un sacco di messaggi e ho detto, no, adesso qualcuno non viene. Ho detto, come si fa? È un problema. Rispondo. Ciao, sono Giulia. Giulia qui. Giulia! Avrà sbagliato numero. Chiudo. Mi vedo arrivare 2000 messaggi. Adesso sono a 5900. Buono! Sì. Ma la cosa bella è che WhatsApp fosse un social che dove mi dovessero seguire, sì. Allora, la prossima volta dico di iscriverti su Instagram, sì. Meglio. Scriviti su Instagram, dai. Poi non mi ha nemmeno chiamato in quel video, capito? Non mi ha chiamato. Ma perché se te mi hai attaccato? No. Te mi hai attaccato, tento occupato e scegli il tuo numero. Ragazzuoli, guardate, i cani stanno litigando. Aiuto,
Stanno litigando i cani. Ah, oh, dove andate, calmi. Ah, prank, li chiudo fuori. Ok, ciao, correte fuori. Ma come si divertono qui nel giardino nuovo? Non so se stanno giocando o se si stanno ammazzando di botte. Penso staranno giocando più o meno come Vagnato ha fatto con me quando ha scoperto che ho dato il numero suo in giro. Comunque no, dai, a parte scherzi, se l'hai presa alla fine con filosofia, dai. Più o meno. Comunque a parte questo, Montesi tipo un'ora e mezza fa doveva arrivare qui a casa e sta un'ora e mezza di ritardo. Gli ho appena scritto e mi ha detto, tra una mezz'oretta ci sono. Io sto a casa da solo, non so che fare, quindi adesso mi vorrò fare un bel bagno in quella jacuzzi. Lo so, mi vedete tanto spesso lì dentro, però che faccio? Sto qui a casa da solo, non so che fare, quindi entro in quella jacuzzi e mi rilasso. Quindi adesso cambiamoci ed entriamo nella jacuzzi. Ed eccoci qua, ragazzuoli. Ah, è bollente. Ah, che bella. Adesso mi rilasserò un po' qui nell'idromassaggio e aspettiamo Monte. Mi ha detto arriverà tra una ventina di minuti, ma non ci credo. Ok, eccolo, 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 è arrivato. È arrivato, sbroccati. Adesso ti devo mettere alla prova. Devi scavalcare. Dai, bro. Cani, cani, ma che scappate? Dovete ucciderlo. Vai, King, pisciagli sullo zaino. Un ladro. Boh. Oh, ok, ce l'hai fatta. No, poverino. Bello, frate. Come stai? Tu vuoi fare un bel bagnino? Come sì, un bel bagnino ti vuoi fare? No. Vuoi fare un bel bagnetto? Guarda qui. Ah, adesso metto anche le bolle. Ah, relax time. Comunque, ragazzuoli, ho finito di farmi il bagno. Guarda che fisico. È proprio un fisico, cioè. Allora, meno male che sei sfogato. No, vai. C'ho un livido qua gigantesco. Fallo vedere. Guarda qua. Okay. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi per il bello, se spostate family, noi ci vediamo con un prossimo video. Baci, goccioli.